Oggi è il centesimo anniversario della Marcia su Roma, un fatto che ha sicuramente segnato, periodizzato la storia del secolo scorso e la storia del nostro paese. È una celebrazione che è importante, è un ricordo più che una celebrazione, è un ricordo che è importante quest'anno per tante ragioni, sia perché è il centenario, come abbiamo detto, sia perché in ogni città si ricorda comunque qualche manifestazione durante il regime fascista. Qua a 10 passi c'è questa bellissima nostra piazza e ricordo di aver visto le fotografie di quando venne Mussolini nel luglio del 1941. La piazza era strapiena, osannante, e si noti nel 1941 c'erano già state le leggi razziste del 1938. C'era stata già l'entrata in guerra dell'Italia, eppure la gente ancora, ecco, ancora si entusiasmava. Ma è importante il ricordo di quest'anno anche perché avviene in una stagione politica democratica che è cambiata proprio con le ultime elezioni, le elezioni del 25 settembre. Abbiamo Presidente del Consiglio, una esponente della destra. E io quando ho visto l'esito delle elezioni mi sono detto, ma quante volte in questi anni ci siamo sentiti dire, ma bisogna lavorare per la riconciliazione del paese. E lui a rispondere, ma insomma la riconciliazione l'ha fatta la Costituzione, non c'è bisogno di atti particolari. Oggi credo che possiamo riconoscerlo. Se c'è un paese in pace è perché c'è la Costituzione fatta da chi ha combattuto il regime fascista, dai resistenti, da quella generazione di politici lì. Se viviamo in un paese relativamente di condizioni buone, considerati i tempi drammatici che stiamo vivendo, anche per l'esistenza di una guerra a poche centinaia di chilometri di distanza da noi, ma è anche perché siamo entrati nella comunità europea, nell'Unione Europea, che in un qualche modo, ha costruito le condizioni di una simil sovranità sovranazionale, per cui siamo tutti, da un certo punto di vista, vigilanti e vigilatori e vigilati dal punto di vista anche della tenuta democratica. E quindi in questo contesto è accaduto che la democrazia abbia consentito a quelli che personalmente, anche per ragioni anagrafiche, non hanno fatto parte di quel pezzo di storia, ma hanno aderito a dei movimenti politici che si riconoscono o comunque che hanno avuto un qualche collegamento con quel pezzo di storia, perché per garbo elettorale non si è discusso di questo aspetto, e però è proprio Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, a dire quando sono salita le scale di Palazzo Chigi, ho avuto un'emozione straordinaria, e pensavo quelli che vengano dalla nostra storia, e quindi è lei che giustamente, correttamente riconosce di provenire da una storia che è la storia della destra. Allora, quest'anno questa ricorrenza ci dice anche la forza della nostra Costituzione che ha garantito non solo la conciliazione, la pacificazione del paese, ma ha garantito anche che la destra, che pure è storicamente, anche se non personalmente, storicamente responsabile di quel periodo tristissimo della storia dell'Italia, è tornata a governare stavolta democraticamente l'Italia. C'è un'altra considerazione. Mi sono sempre chiesto, ma perché è accaduto questo? Parlo del 1922, ovviamente, della marcia su Roma. Non si può dire che è stata la marcia su Roma, cioè un atto di violenza a conquistare il potere da parte del fascismo.
Il fascismo è arrivato al potere per una serie di errori che bisogna sempre considerare. Innanzitutto c'era una condizione sociale molto particolare, c'era il retaggio della Prima Guerra Mondiale, c'era la miseria, c'era la fame, c'era la disperazione, c'erano famiglie che avevano lasciato tutti un padre, un figlio nella guerra, nella Prima Guerra Mondiale, c'era voglia di pace, di progresso. Le forze politiche continuavano a litigare tra di loro e la gente manifestava tutta la sua avversità rispetto a quello che stava accadendo. E ciò nonostante i fascisti non è che avessero conquistato una presenza parlamentare importante. C'erano 35 deputati del Partito Nazionale Fascista in Parlamento, ma portati da Giolitti, il quale fece un listone che si chiamava Blocco Nazionale, in cui mise dentro anche il partito di Mussolini, sempre con l'idea di Chamberlain: addomestichiamo l'avversario, no? Romanizziamo i barbari, si dice, addomestichiamo l'avversario. Ma Chamberlain sappiamo che fine ha fatto, nel senso che è stato spodestato, per fortuna, da un altro del suo partito, il Partito Conservatore Britannico, da Churchill, che ha detto no, ci sono degli avversari che non vanno domesticati, vanno semplicemente contrastati. E in Parlamento quindi c'era una stragrande maggioranza antifascista, c'erano solo 35 deputati, ripeto, ma i socialisti si erano divisi. L'anno prima c'era stata una divisione drammatica da cui era nato il nuovo Partito Comunista, su posizioni bordighiane, rivoluzionarie. La gente aveva paura, perché si diceva, e i borghesi di allora mettevano in circolazione anche questa idea. Si diceva: vogliamo la rivoluzione anche in Italia, come la rivoluzione, come c'è la rivoluzione in Unione Sovietica, anche qui la vogliamo. E la gente era spaventata, ma soprattutto c'erano i vecchi socialisti che erano divisi in Parlamento in due o tre fazioni e non si trovavano tra di loro, non trovavano un'intesa. E c'erano anche i popolari, cioè i cattolici, che avevano preso botte dagli uni e dagli altri, dai fascisti e dai comunisti, che erano abbastanza isolati, avevano collaborato con i liberali, ma insomma non si resero disponibili per un'alleanza ancora antifascista. Ma soprattutto c'è stata la responsabilità del re, il quale aveva osato offrire a Mussolini il Ministero degli Interni, e Mussolini dice no, io voglio fare il Presidente del Consiglio, e gli dà l'incarico per fare il Presidente del Consiglio, tanto era convinto che fosse appunto addomesticabile. Allora, tutto questo che cosa ci dice storicamente? Qual è la lezione del 28 di ottobre del 2000, nel 1922, e ancor più del novembre del 22, quando appunto Mussolini arriva al governo? La lezione è che le forze politiche democratiche non debbono mai dividersi, o debbono ridurre le occasioni di divisione tra di loro proprio al minimo inevitabile, diciamo così. Secondo, che bisogna ascoltare sempre l'umore della gente, dei cittadini, anche le loro paure. Se la gente ha paura di qualcosa, bisogna ascoltare queste paure per rassicurare. Terzo, l'idea che si possa venire a patti col male è sempre un'idea sbagliata. Con il male non si viene a patti. Con il male c'è solo da contrastarlo. E quarto, possiamo dire, bisogna creare un'appartenenza. Il popolo deve sentirsi di appartenere a un paese, a una patria, a un progetto, a un'idea di futuro, e possibilmente deve ricevere dalla politica dei messaggi di ottimismo e di speranza e di pace.